Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e continuiamo lungo l'argomento 4 oggetti, 4 video, 4 elementi. Oggi i 4 video che volevo presentarvi erano leggermente diversi, ma alla fine ho deciso, visto che è Pasqua, che è un giorno festivo, perché non approfittarne per festeggiare tutti assieme facendo 4 dolci molto semplici da realizzare nel forno a microonde, quindi anche molto velocemente. Cominciamo quindi questo episodio di Diario di Viaggio on the Road, edizione In the House. Comincio con la mia guilty pleasure, il cioccolato. Io adoro il cioccolato, lo adoro in tutte le sue forme, ma soprattutto adoro le torte al cioccolato. Per questo motivo comincio con il presentarvi una torta al cioccolato fatta nel forno a microonde, molto semplice, che si fa letteralmente in 5 minuti. Il tempo può variare in base al vostro forno a microonde, si può impiegare un po' di meno, si può impiegare un po' di più, ma diciamo che la media è quella. Una torta che ci presenta la nostra amica Emma, del canale Emma's Goodies. Emma è una pasticcera italiana, il suo canale YouTube però è in lingua inglese, è un canale internazionale. Ho già parlato di lei, ma a questo arriveremo dopo. Intanto, prima di continuare, vi presento questa torta al cioccolato da fare in 5 minuti al microonde, link del video sul doobly-doo e sulla scheda là in alto, andate, dategli un'occhiata, e se non conoscete Emma, andate sul suo canale YouTube, iscrivetevi, lei è molto brava, settimanalmente pubblica video di ricette molto veloci, molto semplici, molto efficaci, o di alcuni trucchi per realizzare principalmente prodotti di pasticceria, ma ogni tanto anche qualche cosina si inserisce in mezzo. I suoi video sono molto interessanti, molto brevi e molto ben fatti, e i trucchi che presenta sono trucchi per realizzare dei dolci talvolta anche difficili e complessi, in maniera comunque veloce ed efficace, quindi dovete decisamente dare un'occhiata al suo canale. E io ho già parlato del canale di Emma quando ho parlato di torte e pasticceria, in un vlog in cui, tra le altre cose, ho presentato anche, molto velocemente, una torta al cioccolato e noci che si può fare anche quella nel forno a microonde, con una copertura, con una ganache di cioccolato che comunque è molto molto buona, e una torta che ho fatto altre volte che probabilmente farò proprio nell'occasione della giornata di Pasqua o del lunedì di Pasquetta, quindi quest'anno sicuramente la preparerò nuovamente. Fa molto velocemente, e trovate la ricetta con le spiegazioni e le immagini veloci di come viene questa torta nel video in cui ho parlato di Emma, che è appunto dolci, torta e pasticceria, video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto. Andate, dategli un'occhiata, in questo modo scoprirete anche altre ricette di Emma che sono molto interessanti, e quindi andate sul mio canale, guardate il mio video, ma iscrivetevi al canale di Emma se non la conoscete già. Abbiamo parlato di torte al cioccolato, adesso parliamo di un altro dolce, sempre di una torta molto simpatica e molto buona, che è la torta al limone. A me piace tantissimo la torta al limone, e tra i dolci siciliani è una di quelle che preferisco moltissimo, anche perché molti altri dolci li trovo molto pesanti, in particolar modo i dolci di ricotta, mentre la torta di limone la trovo molto delicata, molto piacevole, è una torta che sta benissimo soprattutto nel periodo caldo, in primavera, in estate, una torta molto piacevole da mangiare. È una torta che si può preparare al microonde veramente in una decina di minuti. In questo caso l'ingrediente che viene segnalato dal nostro youtuber è lo yogurt di limone. Ora, a me lo yogurt di limone, lo yogurt agli agrumi, non fa impazzire, questo lo devo ammettere. Però sono sicuro che utilizzato come base per questa torta invece deve dare una texture, un sapore e una qualità sicuramente molto molto interessanti. Per cui il terzo video che vi voglio segnalare oggi è questa torta di limone al microonde. Trovate il video linkato sul doobly-doo e sulla scheda. È un canale di cucina che sono andato a cercare su YouTube per dare un pochettino un'occhiata, ci sono molte ricette interessanti, stiamo parlando di le ricette di Mami. Ci sono molte cose veloci da potersi fare al microonde, da potersi fare in forno, da potersi fare in padella, ci sono tante cose simpatiche, e questa torta di limone l'ho trovata molto semplice da preparare, molto veloce da realizzare.
Piccola parentesi, Mami usa una tortiera di vetro, ma io vi consiglio, se avete la possibilità, di fare questa torta in una tortiera di silicone. Quando, in generale, quando realizzate una torta nel forno a microonde, se ce l'avete vi consiglio una tortiera in silicone. È incredibilmente comoda per fare questo tipo di dolci, soprattutto perché basta dare una leggera infarinata, non c'è bisogno di preparare, di imburrare, di passare la mollica di pane come usa Mami, basta solo una leggera infarinata, la taglia in silicone e la torta viene via, che è un piacere. A questo punto facciamo una ricetta da uomini, e lo facciamo parlando del canale Cucina da Uomini. E prendiamo una ricetta un pochettino forse discutibile, soprattutto per le grandi e ben note capacità culinarie dell'ospite che ci presenta questa ricetta. Infatti parliamo di Wilbush, sul canale Cucina da Uomini, che ci presenta una ricetta per realizzare la crème caramel nel forno a microonde, con risultati che potrebbero variare, anche a voi potrebbero variare questi risultati. Magari se voi vi mettete in gioco riuscite a ottenere qualcosa di superiore rispetto al risultato che è riuscito a ottenere Wilbush. Il buon Guglielmo, comunque, ci dice che le sue capacità e le sue doti culinarie sono tendenzialmente discutibili, infatti il format che presenta sul suo canale si chiama non a caso Cucina Buttata, però la ricetta è molto interessante, vediamo la grande simpatia di Guglielmo, che ci sta benissimo, e soprattutto vediamo una ricetta per realizzare quello che sembra un dolce piuttosto complesso, ma in realtà è molto più semplice di quanto sembri, e che realizzato nel microonde può essere anche un modo per realizzare questo dolce molto velocemente. Vediamo quindi la crème caramel realizzata nel forno a microonde, video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto. Andate, dategli un'occhiata, tra l'altro date un'occhiata a Cucina da Uomini, ci sono tantissime ricette presentate da degli ospiti che sono degli youtuber più o meno famosi, e questo è un discorso che mi è piaciuto veramente tantissimo, vedere youtuber che di solito fanno altri generi di contenuti che si mettono in gioco in cucina, sicuramente è qualcosa di interessante. Abbiamo visto quindi 4 video per realizzare velocemente 4 torte nel microonde, ci sono naturalmente tantissime ricette per realizzare torte nel microonde, si possono anche realizzare le cosiddette mug cake, le torte in tazza, che sono un modo velocissimo di realizzare qualcosa di dolce, qualcosa di buono, qualcosa da mangiare dopo pranzo, dopo cena, oppure per uno spuntino veloce, anche perché sono generalmente cose che si preparano in un minuto e mezzo. Ed ecco quindi la mia domanda, che riguarda proprio da una parte il vostro rapporto con il microonde, e dall'altra il vostro rapporto con i dolci al microonde. Voi vi fidate del forno al microonde, oppure pensate che queste onde invisibili che scaldano la roba siano qualcosa di pericolosissimo? Avete mai realizzato dei dolci o delle torte, magari nella tazza, nel forno a microonde? Vi piace sperimentare, mettervi in gioco, realizzare delle cose particolari nel forno a microonde? Cucinate normalmente nel forno a microonde? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Realizzerete qualche dolce nel forno a microonde per la festività pasquale o per il lunedì di Pasquetta? Ditemi un po' anche quello, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Ci sono dei canali che realizzano delle ricette al microonde che possono essere molto interessanti e volete segnalarveli, vi ascolto, fatemi un po' sapere che cosa ne pensate. Bene, io sono Grizzly, e anche per oggi abbiamo concluso con questo vlog breve e dolce, un po' più del solito. Spero di essere riuscito a intrattenervi, ma soprattutto a darvi qualche idea per realizzare qualche dolce nel microonde. Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram o le altre app social. Poi, quando finirà la quarantena, con i vostri amici potrete anche condividere qualche dolce realizzato nel forno a microonde. Iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che mescolato al buon profumo che viene fuori dai dolci messi al microonde è ancora meglio. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, così riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, quando vado in live sulle piattaforme social, o per ricevere piccole curiosità o dietro le quinte sui video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi sul diario di viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, in camera, in compagnia di tutta la collezione dei miei orsetti di peluche, e come sempre tutti assieme vi diciamo, mi raccomando, restate a casa. Grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!